Apro la discussione, per cui abbiamo un po' di tempo ancora, chiedendo chi vuole porre domande in prima linea alle ultime tre relatori, ma anche a quelli che hanno parlato prima oggi, di farsi avanti. Posso chiederla di prendere una... Solo un'osservazione sull'intervento di Fabio a sostegno del conservare il tradito vestigia in maniglio. Venuto in mente che, ma probabilmente l'hai già notato, che in Arato, al verso 359, parlando appunto di Eridano, dice «Theon poposi foreitai», cioè c'è l'immagine della costellazione che sta al di sotto dei piedi degli dèi. Che quando mi era capitato, io avevo fatto un po' di ricerche su questo verso e sinceramente non mi ero imbattuto in altri paralleli, cioè di solito l'immagine è quella del cielo come suolo, pavimento, no, per le dimore celesti, cioè è un'immagine già egiodea. Il passaggio ai piedi, diciamo, io l'avevo notato in Arato, c'è poi quell'immagine virgiliana, no, di Daphne che guarda giù, però non mi sembra ci sia il riferimento ai piedi, insomma. Grazie mille, perché... Sì, 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 ma l'altro, e poi anche Esiodo, sei il pavimento degli dèi, quelli che stanno al piano di sotto, devono far così. No, mi veniva in mente che sia nel tuo intervento che in quello di Silvia ho visto nei vostri handout vestigia in quella sede metrica, nella stessa sede metrica, in vari passi di Cicerone e di Arato, di Germanico, o forse solo di Germanico, non lo so, però mi è capitato di vederlo nei vostri handout, quindi grazie per tutti questi paralleli. Sul fatto che Maniglio, c'è anche quella, c'è un articolo sul rapporto Maniglio-Cicerone, cioè tra gli altri c'è un articolo della Liuzzi sul primo numero di Rudie, secondo me, se non ricordo male, quindi l'88. E poi in generale credo, insomma, sicuramente Maniglio aveva sott'occhio gli Aratea di Cicerone, così come buona parte di tutta quella che era già stata la tradizione latina di Arato, fino a quel punto, ecco. Grazie. Altre domande? Anna? Andare, sì. Allora, ma Cristiano mi ha colpito moltissimo perché è un tipo di lettura che noi non tendiamo a fare, ma che va recuperata, e questo ha ragione lui, anche se non è sempre facile capire che senso ha, no? Perché è vero che Arato è una letteratura complicata per lettori complicati. E questo è un aspetto che io faccio sempre fatica a ricordarmi quando leggo questi testi, ma penso che tu abbia ragione a cercare in questo modo gli sforzi, messaggi in più, e sono messaggi in più che coincidono, hai ragione, con una concezione del cielo, perché a un certo punto Arato lo dice proprio: noi non conosciamo ancora tutti i segnali che Zeus ha messo. E se lui vorrà, alla fine ce li farà capire. Quindi è un lavoro per messaggi, sia nel senso che si guardano nel cielo, sia nel senso che lui li mette nel testo. Penso che è un lavoro di grande pazienza andare a ritrovarli e poi spiegarne il senso, ma credo sia un'operazione proprio da fare. E per me è molto nuova, perché io ero ferma a cose elementari. E invece volevo dire a lei, ma gliel'ho già detta a voce, che mentre lei parlava io guardavo, non so che valore abbia, ma a parte questa nubione che come lei presenta, veramente interessante, lei ci farà qualcosa.
sono sicura, e io guardavo i nomi dei pianeti, no? Degli aggettivi. Allora sono tutti gli stessi, e non so gli altri che termini usano, ma questi sono proprio tutti quelli che usa Eratostene, uguali uguali, Phaenon, Phaeton, Phosphoros, Stilbon e Pyrois. Non ci sono Paphie, vabbè, quelli che sono più banali, ma quelli più rari e più significativi ci sono. E giusto per inciso, ecco perché nella tradizione dei miti non c'è Fetonte con l'auriga, perché la dopravano per spiegare Saturno. Ora ho capito perché ci mancava. No, ti ringrazio, grazie Anna. Questa è la dimostrazione, appunto, che magari non faremo tante nuove edizioni critiche su Nubioni, però qualcosa da scavare, soprattutto nella tradizione antica. Questo è un lavoro totalmente da fare from scratch, quindi insomma. Io mi sento un po' in una situazione di cui percepisco i limiti, cioè è come quando ti dicono uno in che bel posto vivi, no? E tu ti senti orgoglioso come se questo posto l'avessi fatto te. Io ho questo gruppo di ragazzi che sono dei cercatori di temi di ricerca veramente senza parole. Loro? Loro. Non è un merito mio, però meno. Anche le doti naturali vanno coltivate, mettendo molto. Va bene. Allora, ci sono altre domande o osservazioni? In questo caso ringrazio tutti del vostro impegno appassionato. Mi dispiace tantissimo che domani non potrò presenziare, però sono sicuro che qualcosa saprò udendolo persino a Firenze. E con qualcuno tra voi volevo scrivere delle email per fare delle osservazioni. Grazie a tutti e vi auguro buon appetito e buon riposo, e che le stelle vi siano benevole domani.